un tempo veniva fatto a mano, cioè sul binario con la bindella misuravano questo, quanto ti esproprio per poter posizionare il binario. Sono Davide Basilico, suono la chitarra, non molto bene, però diciamo che mi arrangio, quindi a me piace. E seppur inizialmente avevamo cercato anche di fare un piccolo complessino, ma poi è rimasto proprio una cosa amatoriale. Sono in azienda dal 2007 e fin da subito ho fatto parte del servizio patrimonio. Io mi occupo della parte patrimoniale, e che comprende tutti i beni, diciamo, di Ferrovie Nord e del capogruppo. Ci occupiamo appunto di mantenere il censimento, quindi di tutti questi beni, permessi, convenzioni, autorizzazioni in genere che sono necessarie. Però diciamo che la parte principale è quella che riguarda la proprietà patrimoniale del gruppo. Per proprietà intendo tutto il bene, quindi dai passaggi a livello, poi abbiamo le stazioni che sono circa 85 sul ramo di Milano e 35 sul ramo di Iseo, e caselli. Una parte importante del nostro settore sono le autorizzazioni al DPR 753 dell'80, ovvero siccome c'è una normativa che dice che nella fascia di rispetto ferroviario, che è quella fascia che va dai 30 metri dal binario più vicino, non è possibile ampliare e realizzare dei manufatti in genere. Per manufatto si intende di tutto, dall'abitazione al muretto, alla recinzione. Valutiamo la possibilità di poter concedere o meno questa autorizzazione. La gestione del nostro patrimonio immobiliare comprende anche delle aree che attualmente sono dismesse in quanto non c'è più esercizio ferroviario, perché o sono delle linee ferroviarie temporaneamente chiuse all'esercizio ferroviario, come per esempio la Castellanza-Valmorea, oppure delle aree che per delle varianti di tracciato risultano esterne all'attuale sede ferroviaria. Valorizziamo queste aree concedendole in uso gratuito a degli interessati che generalmente sono confinanti o contadini. Loro hanno l'interesse di ampliare la loro superficie di area coltivata. Noi di contro manteniamo così un'area pulita e sorvegliata. Per definire la parte, i confini, eccetera, noi oltre a fare un lavoro d'ufficio facciamo anche un lavoro operativo, quindi andiamo sul posto a rilevare, proprio a battere, a misurare con degli appositi strumenti sia la stazione totale che il GPS, e appunto poter poi riportare in AutoCAD e poi nei vari sistemi SAP, GIS, e adesso si sta sviluppando anche il BIM, questi nostri rilievi dove è indicata la proprietà. Su queste mappe noi abbiamo individuato tutte le proprietà del gruppo. Queste nostre tavole, che possono essere catastali o appunto planimetrie d'esproprio fatte sulla base di rilievi celerimetrici, un tempo veniva fatto a mano, cioè sul binario con la bindella misuravano questo, quanto ti esproprio per poter posizionare il binario. Noi aggiorniamo questi documenti che ci sono stati trasmessi dai nostri, ereditati dai nostri predecessori, e le abbiamo riportate dalla carta al computer.